presenti. Vorrei fare innanzitutto il punto dopo il referendum. Il referendum ha fissato in particolare ha fatto due affermazioni e ha riaffermato due principi. Innanzitutto che la gestione di servizi pubblici e in questo per estensione, per precisazione di beni considerati beni comuni deve stare fuori dalle logiche di mercato. Si fa un po' di un gran parlare in questo momento, un po' tutti i partiti, soprattutto in questi ultimi mesi, un gran parlare di bene comune, di beni comuni. Vorrei permettermi di fare un po' il punto della situazione su questi due termini, anche per capire poi in particolare qual è la questione dell'acqua, qual è la gestione come bene comune. Si parla spesso quindi di bene comune, però il bene comune è un principio generale, come il bene, la felicità, lo sviluppo, la libertà per tutti, che riguarda in qualche maniera l'obiettivo dell'attività sia economica sia politica, quello cioè di creare uno stato di benessere, di ben vivere per tutta la comunità. Diverso invece, più particolare, è il concetto di beni comuni. Sono quei beni che di per sé non possono essere divisi senza che qualcuno se ne appropri, togliendo il vantaggio e la disponibilità agli altri. Tipici beni comuni sono l'aria, l'acqua, la fertilità del suolo, il sole, ma anche la sanità, la scuola, l'ambiente, flora, fauna, montagne, eccetera. Questi sono generalmente beni complessi che non si possono ridurre a un oggetto posto su uno scaffale. Sono beni complessi e da questa loro complessità dipende anche la gestione e come devono essere gestiti. Quindi i beni comuni per la loro natura stessa devono essere gestiti in una maniera diversa dai beni economici. Questi concetti sono concetti riconosciuti a tutti i livelli in ambito economico. Quindi ci sono beni economici gestiti dal mercato, correttamente gestiti dal mercato e valorizzati dal mercato. Ci sono beni comuni che devono star fuori dalle logiche di mercato. La forzatura del nostro sistema politico di ambo i schieramenti negli ultimi 15 anni, non è questione degli ultimissimi anni, per essere molto chiari, ha teso a far diventare un mercato ciò che è un bene comune. Questo è sull'acqua, ma è anche su altri beni. Il referendum l'ha affermato su tutti i servizi di pubblica utilità. Il governo, che era in carica fino a sabato, ha riaffermato, vista l'enfatizzazione e anche l'origine di questo referendum da parte dei movimenti per l'acqua, ha riaffermato per tutti gli altri servizi ciò che il referendum aveva appena abolito, facendo una violenza gravissima al sistema democratico italiano. Questo è avvenuto in agosto e questo deve essere denunciato e ripristinato nella legalità dopo il referendum. Quindi, nel concreto, oltre a affermare che, e nel particolare, la frase che abbiamo tutti in gran parte condiviso, una grande maggioranza dei cittadini ha condiviso, è che non esiste una necessità che i servizi pubblici debbano essere gestiti in modo privatistico. Ma questo è un concetto che è stato espresso dal referendum, perché i referendum in Italia sono semplificati, devono andare solo su una friga e abbordare qualcosa. Tuttavia il principio generale espresso è molto più complesso, appunto, come abbiamo detto. Un'altra cosa che è stata affermata è togliere il principio del profitto, la necessità del profitto, alla gestione dei beni comuni, in particolare alla gestione del servizio idrico integrato. Quindi il profitto, che era posto per legge nella tariffa, è stato eliminato. Nella sostanza si tratta, poteva essere quantificato in maniera differente, ma nella sostanza si trattava di un 7% in questo momento. Quindi il rischio di impresa che il privato si sarebbe preso di fatto non c'era, perché c'era un profitto garantito del 7%. Questa era la legge che abbiamo abolito con il referendum.
Ma veniamo a noi, dobbiamo cominciare a pensare allora come si gestisce un bene comune. Il bene comune non si può gestire con i metodi di un sistema privato che per forza di cose semplifica le cose. È un sistema complesso. Per essere complesso ha bisogno di alcune modalità. A me preme, per riaffermare dei principi che non sono né nuovi, ma di cui troviamo grande, poca dimestichezza anche tra i nostri decisori e i nostri politici. Quando si afferma, anche in ambito nostro del Consiglio Comunale, che ci sono dei limiti al mercato, veniamo spesso tacciati di essere degli estremisti che vogliono continuamente riaffermare principi collettivistici o chissà cosa. Allora prendo, senza volere alcuna strumentalizzazione, ma perché è un dato di fatto, Centesimus Annus di Giovanni Paolo II, si ritrova qui un limite al numero 40, si ritrova qui un limite del mercato. Ci sono bisogni collettivi e qualitativi che non possono essere soddisfatti mediante... Taglia, da quello qua di 100 euro dobbiamo pagare, è inutile fare tutto un poema. Okay. Mediante i meccanismi del mercato... No, no, è importante questo, perché il concetto di 100 euro, se il concetto di 100 euro se ci, sì, ci deve semplificare la faccenda, per carità, siamo qui per investire del tempo tutti quanti per capire. Chi affetta, per carità, può vendersi la sintesi domani sul giornale. Si ritrova qui un limite del mercato, ci sono bisogni collettivi e qualitativi che non possono essere soddisfatti mediante i meccanismi del mercato. Ci sono esigenze umane che stanno fuori della sua logica. Ci sono dei beni che per loro natura non si possono e non si devono vendere e comprare. È importante dire questa cosa qui, perché la conseguenza di questo è il fatto che lo Stato normalmente su questi beni da sempre, storicamente, interviene col proprio intervento finanziario, che è proprio intervento finanziario che sono le nostre tasse. Normalmente, dalla storia del capitale in poi, da quando riunendoci in città abbiamo cominciato a crearci delle infrastrutture, ciò che abbiamo chiamato Repubblica ha sempre come prima cosa costruito le infrastrutture primarie, che prima cosa sono quelle che gestiscono l'acqua, bonifiche, acquedotti. Ora noi abbiamo abolito sull'acqua questo principio che la fiscalità generale, le nostre tasse che paghiamo ogni giorno, guardano lì, e lo prendiamo oggi come dato di fatto, e non lo mettiamo in discussione oggi, perché Monti in questo momento ha altri problemi, ma domani ne parleremo, perché le nostre tasse vanno a fare altre attività economiche, e quindi tagliamo. Vengo alla situazione locale. La gestione di BingSP non è stata trasparente. Nomine di gruppi di potere politico. La prima finalità è stata la gestione del potere. Poca chiarezza del mancato delle società, del mandato, scusate, delle società. Di cosa si occupa? Di quante cose si occupa e di cosa si dovrebbe occupare? Della vendita, non vendita di Asco Piave, dobbiamo ancora capire. O acquisto di quote, se i cittadini ne avessero mai capito qualcosa, in quante società partecipa, di quanti. Ecco, il presidente ha assunto spesso ruoli politici che non gli competevano, come presidente, non come sindaco. Come presidente ha mandato a noi le direttive di quello che dovevamo decidere rispetto al referendum, rispetto alla gestione del nostro servizio idrico che lui doveva eseguire. Per nulla trasparente anche nella gestione aziendale. Nessuno, malgrado le nostre richieste, ha mai saputo niente della qualità dell'acqua, che sappiamo essere di eccellente. In particolare stiamo parlando degli incontri che abbiamo fatto a Ponte Nerati per verificare e dimostrare che la nostra acqua è di tipo olio minerale che esce dai rubinetti, assolutamente valida, ma mai si è sprecato nel dire: guardate che noi possiamo consumare acqua di rubinetto invece che andare al supermercato a comprare acqua, a pagarla alcune decine di centesimi al litro.
mette a credito nei bilanci cifre che i comuni riconoscono nel 2009, e questo facendo delle operazioni che almeno perlomeno rendono difficile ciò che i sindaci avrebbero dovuto lo stesso comunque scandagliare, ma perlomeno non rendono immediatamente percepibile questa discrepanza tra tariffa e costi. Il balletto delle cifre poi sul buco, ringraziamo Roger per questa chiarezza che questa sera ci dà, ma tra 20 milioni, 75 milioni, 50 milioni sembrava di essere, fino ancora a questa sera, non avevamo la percezione netta di quali fossero debiti, crediti, esposizione finanziaria. Grazie al nostro sindaco, questa sera abbiamo una chiarezza su queste cifre e ci mancherebbe altro. 5 minuti di passare. Allora chiudo con le proposte, scusate però la lunghezza. O io per tutti o io per nessuno. Sì, sì. Ma i dirigenti sono dimessi? Roger, tutti, allora, tutti i dirigenti non 320 mila. Allora, scusa. Se devo pagare anche per loro. Proposte. Allora, primo errore è stato non azzerare il CDA ancora lì. Purtroppo oggi esce di scena senza averlo di fatto sfiduciato. Esce per la decadenza naturale. Questo è già un ulteriore peccato della politica. Avremmo dovuto sfiduciarlo a lui. Fatto è che crediamo che politicamente debba essere sfiduciato. Cioè, che non ce lo troviamo, che non ci troviamo gli amministratori di questa società in altri enti pubblici o in altre amministrazioni. Sicuro? Normale. Si deve giungere a un sistema partecipativo di gestione. Il che vuol dire che dobbiamo avere all'interno del CDA non solo dei tecnici, ma dei rappresentanti dei cittadini, perché non possiamo fidarci di sistemi di potere che tra gli amministratori si creano. Dobbiamo avere rappresentanti cittadini all'interno del CDA, poi avere anche comitati di controllo e costruire sistemi di informazione, consultazione, coinvolgimento, cooperazione e di riesame periodico dei sistemi di potere che vanno a consolidarsi. Lo ripeto, riesame periodico dei sistemi di potere che vanno a consolidarsi. Per quanto riguarda chi deve pagare il buco, purtroppo questa è una questione che ha a che fare anche con la capitalizzazione della società, e certamente le amministrazioni, i sindaci devono farsi carico di questo buco che è venuto a crearsi. Chiudo e lascio la parola ad altri che potranno integrare le nostre proposte. Sì, sapevo che era difficile da gestire questo consiglio, ma era